di fare un po' veloci perché... Microfono. Ecco, allora, correremo un attimino sulle cose perché non ci si fa a fare tutto. D'altra parte abbiamo compresso in una maniera molto bella e piacevole, spero anche per voi, questi due seminari, per cui c'è bisogno di dare un po' di nozioni varie. Ora, passare dalla filosofia più pura, no, immaginavo, a queste cose che sono assolutamente particolari, come vedrete, affascinanti e anche un po' per molti non molto chiare, non sono mai state occasione forse di riflessione abbondante, insomma, precisa, stavo pensando come arrivarci, no? Avevo pensato prima di dire tipo no, ora torniamo per piedi per terra, in realtà non è così perché tu hai fatto, hai proprio lanciato, diciamo, la cosa sull'arte moderna, non più ucraino, è più contemporaneo, ma ormai moderno, ma insomma con uno dei personaggi più forti, più affascinanti, fra l'altro, e della storia dell'arte recente. Bene, allora adesso invece noi affrontiamo questa mattina in un'oretta una carrellata veloce della cosiddetta land art, ora poi ne parleremo meglio su questo termine cosa significa, per poi invece oggi affrontare nel primo pomeriggio, quindi cerchiamo di essere alle 2:30 puntuali perché io vorrei fare poi la parte più consistente che prepara per domattina nell'inizio del pomeriggio e arrivare poi a aprire una discussione quando c'è ancora lui che invece è alle 5:30 al treno, quindi cerchiamo di correre un po', finiamo tutti prima, però almeno abbiamo a disposizione un po' per fare il punto. Bene, allora, io ho preparato questa proiezione, ovviamente molte delle figure sono tratte da libri, altre invece sono figure anche personali, e trattiamo subito questo argomento. Allora, a un certo punto parlare di land art è un po' come il tema dell'ecologia, parlare di rete ecologica. Automaticamente ormai tutti hanno un concetto loro di cos'è la rete ecologica, tutti hanno un concetto loro di cos'è land art, sembra tutto ovvio, non è così. Cioè, secondo me, da ecologo, ora non è l'argomento di oggi, nessuno capisce esattamente cosa vuol dire rete ecologica, e tantomeno diciamo, ci sono dei prodotti pubblici di studi appositamente fatti, non si capisce, non si traduce in nulla questo concetto, e lo stesso il termine land art è abusato, orrendamente rovinato, e non c'entra nulla con quello che invece era la land art, che è un movimento degli anni 67-68 fino al 70, massimo l'80, che si è chiuso. Oggi chi fa cose nell'ambiente fa altre cose interessantissime, magari lo stesso o meno, ne vedremo, ma non è più land art. Bene? Allora, alcuni degli autori più famosi, fra cui c'è Eitzel, sono americani, altri invece sono europei, e una delle frasi più famose di questa della land art è del fatto che degli artisti già famosi, già sperimentatori, come molti di loro, andarono in campo aperto, diciamo così, con questo termine, è riassunto in questa frase: i musei e le collezioni sono stracolmi, i pavimenti stanno cedendo, ma lo spazio reale esiste. Questa frase già nasconde in sé, anche se non sembrerebbe, una forza un po' di protesta, perché in effetti questi autori erano grossi sperimentatori, già famosi e già quindi pagati, molti di questi sperimentavano sull'arte concettuale e altri, e forse ancora di più, sull'arte minimale, la minimal art, che adesso non possiamo entrarci nel merito, è un'altra forma interessantissima di sperimentazione artistica leggermente precedente. Allora, questa è una delle famose Nine Nevada Depressions di Eitzel, e rappresenta bene la frase che è scritta sopra. Il problema è perché andiamo fuori, perché questi autori, questa è una donna, Nancy Hall, questi tubi di cemento enormi, questi fori fatti corrispondono a una serie di cose astrali, ma non in senso zodiaco, ma nel senso proprio dei momenti delle stelle, a seconda del momento, della luce, di come gira, vengono proiettati all'interno. È interessante il commento suo, che è questo, e questo è il nome, St. Annals, e questo è il commento, cioè
il panorama è troppo imponente per poterlo guardare senza punti di riferimento visivi. Voi pensate a questi deserti immensi, non so se ci siete mai stati, qui o in altri posti, dall'infiniti, e la vista si confonde, invece di diventare più nitida, i tunnel incorniciano parti del paesaggio e lo mettono a fuoco. Cioè, in questa immensità infinita, l'uomo si sente piccolo e non ha punti di riferimento, specie nelle zone dei laghi salati americani, che non sono solo lì nel mondo, ma insomma ora parliamo di questi, che è tutto uguale all'orizzonte, e quindi se tu racchiudi un pezzo dell'orizzonte attraverso, in questo caso, una finestra fatta da un buco di un tunnel, incroci e rendi, diciamo, ritorni a una dimensione capibile, facilmente capibile, in cui l'immensità è ragionata però attraverso un punto di vista primo vicino. Questi interventi furono fatti anche, per esempio, attraverso nei campi agricoli. Quindi questo, per esempio, è la mesitrebbia che inizia a tagliare questo grano in questo modo, attraverso sempre l'opera di un altro di questi artisti. E improvvisamente, da quegli anni, il paesaggio non è più, attraverso quest'arte, non è più un qualcosa di, che viene casomai rappresentato nell'arte, ma diviene un oggetto, un soggetto, più che altro è il luogo, più correttamente il luogo dove si può fare arte. Allora, però, perché queste persone sono andate fuori? Loro sono andate fuori in realtà perché volevano sperimentare, ma perché loro erano assolutamente costretti, stretti nella solita logica del loro atelier, del vendere, il gallerista e il sistema delle gallerie e dei musei, quello che loro chiamano white cube, il cubo bianco, cioè la casa, l'edificio, dove sei costretto a vendere o a fare quello che ti impongono, e loro questo volevano far saltare questo sistema. Quindi in realtà il tutto nasce dalla voglia sperimentale, ma che è dettata dalla voglia di protestare contro chi li costringeva. Naturalmente queste operazioni, in particolare quelle altre dei deserti, questa è un po' successiva, furono finanziate da una mecenate, per cui non è che loro andarono in mezzo al nulla e cominciarono a scavare queste cose così, lo fecero comunque pagati, perché erano già artisti noti. Va bene? Però lo fecero con l'intento preciso di protestare contro il sistema delle gallerie americane e del mondo dell'arte. Questa è una cosa che non viene mai considerata, ma è molto importante come origine. Una delle più famose, diciamo, uno dei sicuramente più famosi interventi è questo spiraggetti, cioè questa spirale fatta in una zona lacustre che non si vede bene, ma in altre foto laggiù è tutta una zona di industriale abbandonata. Questo artista, che appunto è Robert Smithson, che è uno dei più famosi, forse il più famoso della parte americana, era molto affascinato, sembrerebbe scontato oggi, ma non lo era ai tempi, di tutte le aree industriali abbandonate, di tutto ciò che riguarda quelle cose che invece oggi sono tema spesso di esercitazione, ma anche di progettazione. E quindi il desiderio, però, da questo viene fuori l'altro aspetto di questo tipo di arte, che la maggior parte di questi artisti faceva questo andando fuori assolutamente non per una vocazione di andare nell'ambiente perché interessava la natura, l'ambiente aperto, cioè non è questo, non erano per niente ambientalisti. E l'ambientalismo, fra l'altro, nasce in quegli anni, no? È proprio intorno agli anni 60 che nasce la consapevolezza, questo dico a livello un po' più largo, poi personaggi che si preoccupavano dello stato dell'ambiente ne abbiamo dovunque, dall'Italia, in Europa, agli Stati Uniti, già da vari secoli, ma che diventa un po' del mio pubblico e nascono Zuef, per esempio, nascono altre società, è proprio intorno a quegli anni. Queste persone, in particolare Smithson, proprio non si dichiarava, noi non siamo interessati all'ambiente in quanto tale, non andiamo nel paesaggio in quanto ci piace il paesaggio, ma noi sperimentiamo all'aperto. La cosa molto bella di queste opere, affascinante, è che, per esempio, essendo questo un lago salato, a seconda di come si muovono le correnti, a seconda di come quindi la salinità cambia a seconda del grado di altezza dell'acqua, virano in colori particolari. In particolare, ne parlo un secondo di questo intervento, un intervento che poi è rimasto sommerso per circa 20 anni, forse anche di più, non lo so esattamente, ma molto,
perché il livello del lago artificialmente è stato fatto alzare, è riemersa da poco tempo. E quello che ho scoperto recentemente, fra l'altro, è che cioè, il fotografo ufficiale di Smithson, quando faceva queste cose, e che Smithson è morto in un incidente aereo mentre fotografava una di queste sue opere, non questa, e quindi è scomparso giovanissimo, che è uno dei personaggi più particolari perché ha anche scritto moltissimo, mentre gli altri hanno sperimentato senza scrivere tanto. E dicevo, quello che tuttora vecchio, va, non mi ricordo il nome, ma è un fotografo italiano che continua ad andare periodicamente in questo posto che ancora oggi è molto remoto, a continuare a fotografare negli anni cosa succede di quest'opera. Le opere potevano essere così abbastanza, direi, colossali, fatte con camion e camion di terra, oppure anche molto semplici, anche tipo performance, performativo. Questo per esempio è il passaggio di una motoslitta fatta passare più volte da Dennis Oppenheim in questo fiume, che è un fiume, se non ricordo qual è, forse c'è scritto, comunque non c'è scritto, è comunque un pezzo di un fiume che è il confine fra Canada e Stati Uniti. In questo caso si voleva mettere in luce la linea politica di un confine, che generalmente non esiste, in particolare in questo caso è in acqua, quindi non può esistere, in cui viene figurato soltanto durante il periodo in cui il fiume è ghiacciato e permette di disegnare quindi una riga che rappresenta qualcosa di naturale, ma che per noi è molto importante a livello della nostra vita, del territorio. Ecco, poi ci sono state molte definizioni, come può essere questa, no? Scultura in campo aperto, e ci sono state altri interventi fantastici, insomma, no? Questo è un altro super noto, in cui in questa area, che è difficilissima da raggiungere anche oggi, e se tu vai lì, a meno non ci va l'Istraforo, ma negli Stati Uniti fare le cose di Istraforo bisogna stare attenti, ma se tu vai lì devi pagare tantissimi soldi, e Vatre Maria non c'è più, non è che vengono dati a lui, però diciamo i diritti di questo, e ti abbandonano in una specie di casettina. Io non ci sono mai stato, ma deve essere bellissimo andarci, e stai lì per due giorni. E la cosa più bella comunque è che questo, cosa sono? Sono tutti dei pali di metallo, che sono, vediamo se ce l'ho, no, aspettate, sono tutti dei pali di metallo confitti in terra a distanze regolari, e ogni tanto ovviamente fanno da parafulmine, ma non è tanto questo che è il momento più forte, è proprio il fatto che durante la giornata questo campo semipiatto in questa zona desertica appare in maniera diversa, perché queste aste di metallo riluccicano della luce che in quel giorno c'è, può essere nuvoloso o non nuvoloso, quindi cambia sempre, cambia durante le stagioni, e ti danno diverse proporzioni di fuga, di profondità, naturalmente, a seconda di dove stai, ed è proprio quello che chiedeva quest'artista, è di rimanere lì per almeno un'intera giornata, perché vedi cambiare prospettive di questo stesso posto attraverso la luce che ti garantisce una percezione sempre variabile. Allora, questi sono tutti i commenti che furono, diciamo, fatti. Naturalmente questi artisti furono molto osteggiati all'inizio, però quello che emerge fin dai commenti più giusti iniziali è appunto quello che l'opera d'arte non è più la rappresentazione pittoria di un paesaggio, bensì è il paesaggio stesso, o meglio è il paesaggio nel quale l'artista ha lanciato la propria impronta. E è sempre così comunque, cioè nella land art il paesaggio non si fa arte, è un'arte che viene fatta in un contesto territoriale. Come sapete, ne parlavamo forse anche l'altro giorno, non mi ricordo, comunque spesso l'arte ha lanciato più che altro alcune idee, questo nella storia dell'arte, e ha sperimentato per prima, poi con un ritardo che è almeno di due decadi, se non tre o quattro, l'architettura prende con sé queste novità che sono già un pochettino, come dire, solidificate, e le traduce poi in un ambito architettonico. Si può dire in realtà oggi che in molti parchi di tipo contemporaneo, cosa vuol dire? Nulla, comunque, che si progettano oggi, c'è tante persone che si lanciano e dire io ci faccio anche un pezzo di land art. Capite già che ciò non ha nessun significato, che non c'entra nulla, chi fa architettura può benissimo ispirarsi a queste o altre opere, ma la land art è un movimento, era un movimento che è finito in un momento e ora si sperimenta altro, e quindi chi ora, diciamo, mima certe cose all'interno di un
parco qualsiasi mi fa un angolo, è una cosa abbastanza assurda. E questo era quella cosa che dicevo all'inizio, no? Siccome queste opere sono opere d'arte, perché sono fatte da artisti già famosi, quindi non possono neanche dire per me non è arte, sono artisti, fanno opere d'arte, sono artisti famosi che vendono, ma queste opere, come, perché si rompe questo? Queste opere sono enormi, sono quindi inamovibili e per questo sono intrasportabili e invendibili. Questo è perché con queste opere grosse hanno cercato di dire attenzione, che non potete sfruttarci fino all'ultimo perché certe cose nostre le facciamo e non potete nemmeno muovere, nemmeno potete mai venderle, anche contro una nostra eventuale volontà. È chiaro questo finora? Allora, questo era di cui abbiamo parlato finora, è il movimento americano. Contemporaneamente in Europa si sperimentava lo stesso, sugli stessi principi, e questo è bello, insomma, siamo sempre comunque nell'ambito del mondo occidentale, si ragiona in questi termini, cioè in termini di spazio esterno, e quindi l'arte già sperimentava fuori. In particolare vi faccio vedere questo, questa è la copertina, la prima di queste pagine di un film, Land Art, che... Questo film fu fatto da un regista, in realtà è un curatore di questo Jan Dietz, scusate, l'autore di una delle cose rappresentate, mentre Gary Schum era un curatore, adesso è morto, che in tedesco, che ha molto, diciamo, fatto nell'ambito dell'arte utilizzando il film e i video non tanto come forma d'arte, era un curatore, ma come divulgazione per il primo dell'arte. La cosa interessante è, allora, cosa rappresentava questo film? Questo film intitolato Land Art rappresentava, per esempio, le cose più famose, questo passaggio sulla riva del mare di questi trattori che trasformavano e creavano queste forme. Allora, la cosa interessante è che questo film fu proiettato un'unica volta nel 69, quindi praticamente contemporaneamente agli americani, alle 22:40 della rete principale tedesca, che è proprio in fondo, e basta, non è più ritrasmesso. Ma è interessante dire che questo termine Land Art, che è europeo, poi è andato in realtà a rappresentare tutto questo mondo, anche quello americano, perché appunto invece, cioè Land Art è ovviamente Landscape Art, è l'abbreviazione, mentre invece quegli interventi americani di cui parlavamo prima erano fino ad allora chiamati Earthworks. E Earthworks è il titolo della galleria, questa galleria lì di New York, dove per la prima volta furono esposti. Che cosa fu esposto? Fu esposto ovviamente, ed è questo molto interessante, delle cose che rimandavano a quell'intervento. Essendo questi interventi inamovibili e lontanissimi, in posti che pure oggi è difficile raggiungere, figuriamoci allora, chiaramente... Se tu da artista dovevi presentarli in una galleria, cosa facevi? Allora queste persone hanno cominciato a trasportare lì delle fotografie, delle mappe, delle cartine, dei pezzi, dei luoghi. Questo la sembra abbastanza scontato, che lo siamo abituati a vedere nell'arte contemporanea un po' di tutto, spesso tanta spazzatura, diciamo la verità, però insomma tanta roba. E comunque, specialmente nell'ambito dell'architettura, il trasportare diciamo da dei luoghi, delle effigi, delle cartine, delle foto, sembra una cosa scontata, però bisogna pensare, cioè, cosa poteva essere allora cominciare a sperimentare in questo senso. In realtà non posso entrare in questo argomento perché è molto complicato, però volevo fare due altri piccoli appunti. Allora, sempre in questa galleria, oltre a riportare fotografie eccetera, venivano poi, sempre per sottolineare questa attrazione che c'erano per i posti rovinati, distrutti eccetera, venivano trasportati materiali o creati apposta, fatti di collanti, catrami, pezzi di ferro, queste cose, che anche questo sembra quasi scontato, ma questa è la prima volta che si facevano queste cose, va bene? E ci aveva un significato preciso dei luoghi. Quello in cui non posso entrare però è molto interessante, se volete andare a cercarlo, in Robert Smithson, tutta la sua questione del site non site. Cioè,
oggi esiste questo termine banalissimo, no? Di questa cosa è site specific. Ecco, questa cosa deriva da questa persona che in realtà, con una questione molto più complessa, discuteva su site, non site, su la rappresentazione e il riportare anche l'oggetto di passeggiate in un museo. Qui si vede molto bene la relazione con la minimal art, che era questo rapporto volumetrico in cui intere sale venivano dei musei, venivano collocati queste forme, diciamo, somiglianti a questa. Comunque sia, Smithson è interessantissimo per questa cosa. Quello che però bisogna ragionare oggi è che effettivamente quelle sbarre di metallo erano state fatte per quel posto, quella spirale è stata fatta per lì, e altre opere anche oggi si fanno solo per un posto, ma oggi si abusa vergognosamente di questo termine site specific, no? Cioè qualsiasi, permettetemi, ciofeca assurda di qualunque pseudo-artista che riempie una rotonda qualsiasi in una periferia qualsiasi dice quello è site specific. No, non è vero niente, cioè quello lì poteva stare in qualunque posto, è meglio non stare da nessuna parte, ma se ci deve stare una rotonda valeva l'altra, va bene? E non ha nessun dialogo con quel posto, solo che il comune l'ha concesso quello e quello lo sbatte lì. Quindi site specific, cerchiamo di ragionare tutti, e anche quando un giorno qualcuno proporrà dei progetti, bisogna capire cosa si dice, no? È ovvio che se vogliamo site specific è sempre stato così, cioè chi faceva una statua equestre la faceva, sapeva benissimo la piazza in cui andava. Poi se è passato il predone oppure l'altra cultura, l'ha portata via, o l'obelisco è ora in piazza qui, ma doveva stare in Egitto, ma l'obelisco era site specifico per Egitto, no? Quindi, cioè, il site specifico non è che è stato inventato nemmeno da lui, però non è che ora per riempirci la bocca ognuno lo fa, aspetta, che io... è certo che un progetto di un'architettura generalmente site specifico, non è mica messo così a caso, no? Ecco, quindi ora io do solo degli spunti perché non ne stiamo andando a commentare i dettagli, ma mi servono per i ragionamenti di oggi. Per quanto riguarda le forme di quest'arte che più fortemente riportano un concetto, a una, direi anche dimensione di architettura, anche, è sicuramente questi. Questi sono fatti da un altro artista che è in sé, che è recentemente morto, pochissimo tempo fa, e sono bellissimi tra l'altro. Qui si vede proprio nettamente l'immediata, diciamo, connessione con la minimal art. Minimal art, tanto per intendersi, di altri artisti famosi o di scene di musei famosi come questi, in cui i volumi, proprio il concetto dei volumi fatti apposta e la loro relazione negli spazi, questo è molto affascinante per chi fa architettura, diciamo, costituito proprio un movimento d'arte che poi è sfociato addirittura di fuori, cioè all'aperto. Ma già la minimal art, come si vede per esempio in questo caso qui, di queste palle di fieno messe una accanto all'altra, già era andata fuori dai musei in qualche caso. Allora, tornando sempre a per far vedere le varie forme che ha preso la land art vera e le varie, non correnti, ma i vari, diciamo, interventi, la varia sperimentazione, per esempio questo è un altro intervento molto famoso, sempre di Robert Smithson. Robert Smithson prende una ruspa in uno campus universitario, c'era un capanno degli attrezzi e comincia a riempirlo di terra, e finché fa rompere la trave portante di questa capanna, di questa struttura, di questo piccolo edificio, e lì finisce l'intervento. Non è una performance, era un intervento, perché questo intervento aveva il senso di questo evidente progressivo distruzione forzata, ma proprio l'intervento non si fermava al seppellimento diretto, ma era inteso dall'artista aspettare anni e anni per vedere cosa ne succedeva, cioè fin dove si poteva ancora riconoscere la casa, fin dove invece la natura più facilmente, grazie a questo intervento diretto, si ripigliava il posto, diciamo, nascondendo l'opera umana. Ora, questo mi serve per agganciarmi su un'altra questione importante della land art, cioè questi interventi, le Nine Nevada Depression, la spirale, eccetera, eccetera, sono necessariamente fatti in natura, e facendoli in natura, ed essendo fatti anche di roba naturale, molto, a parte i sassi, ma la terra molto corrompibile, è ovvio che sono destinati presto ad essere cancellati. Questo fa parte dello stesso intervento, cioè l'intervento delle Nine Depression, dopo quello fatto all'inizio, che c'è queste depressioni tutte crepate, erano già vari anni dopo che erano state fatte.
se noi andiamo adesso, lì non c'è più nulla. La spirale c'è ancora perché c'è anche della componente di pietra, ma questo fatto che queste opere siano lasciate e il compimento è dato e lasciato alla natura è forse l'unico aspetto un po' in cui si richiama le forze naturali, perché per il resto non erano interventi di tipo ambientale o di rispetto. Per esempio, sempre Smizzo, questo è l'intervento in cui viene preso un camion di asfalto e viene fatto rovesciare una colata in una cava. Questa cava dove sta? Era stato invitato a Roma da una galleria e fece questo intervento a Roma. Su una, non mi ricordo, un anno fa, su uno dei numeri di Domus, c'è stato un gruppo di architetti di Roma che è andato a ricercare, c'è sempre questa cava, ovviamente adesso ho dovuto cercarla un po' tutta abbandonata, c'è sempre questa colata con varie piante, che qualcuno è riuscito a crescere, più sui lati che dentro, ma questo fa vedere appunto come di ambientalista non c'era di fatto, non c'era cosa di rispetto, per, non è che si era piantata piantine per farla verde la cava per ripristinarla prima, è chiaro? Uno esempio sicuramente ancora più forte è questo, in cui un artista che si chiama James Tarr, che è un genio e forse l'artista che più, credo sia ancora vivo, ma che più ha sperimentato la luce e gli effetti della luce negli ambienti, quindi nelle architetture, ma è un artista, in cui, tra l'altro ha fatto una mostra meravigliosa, dovete, allora, se qualcuno di voi capita a Varese, c'è la villa dei Conti Panza, lui era recentemente morto, che ha la più grande collezione europea di opere tra la minimal art e l'arte di quei tempi, non di land art, e c'è un'intera zona del museo di questa antica villa trasformata per gli interventi di Tarrell, e fece una mostra tra l'altro meravigliosa qualche anno fa, ma la collezione è fissa, quindi conviene andare assolutamente a fare una visita là, è un posto incredibile, di cui anche su quegli altri autori che lavorano sul neon, per esempio l'unico altro posto al mondo dove c'è una concentrazione di alcune opere di questi artisti è nell'ex fortino militare in Texas, una paesina si chiama Marfa, che per raggiungere è pazzesco, per cui cioè, conviene, abbiamo queste cose in Italia, non lo sa nessuno. Allora, questo James Tarr però appunto per compiere nella fine della sua vita, per tutta la sua vita, questa sperimentazione, si è comprato un vulcano in fondo agli Stati Uniti, quasi nella Baja California, cioè quindi quasi in Messico, si è comprato un vulcano e ha cominciato a modificarlo con le ruspe, vedete? Cioè, quindi demolendo addirittura un vulcano, no? Per creando sottoterra, negli intercapelli, mezzo fuori, mezzo dentro, delle strutture di tipo architettonico in cui studiare gli effetti pazzeschi, è una cosa incredibile. Io ho visto sia i rendering, sia le cose fatte, non davvero, ma in questa mostra, sugli effetti della luce durante il giorno, la luce sia quella del sole, sia quella siderale o quella lunare. Vedete, bella questa immagine anche, no? Che fatto questa persona, l'uomo se ne va via, no? E lascia questa traccia non suggestiva. Uno degli interventi più discussi e accusati di fare danni ambientali, in effetti è vero, interessantissimo lo stesso perché è vero, è questo, no? Questo si chiama double negative ed è fare esplodere questa parte di questa canyon, piccolo canyon, lato di un canyon, comunque con tutta questa, quindi far esplodere e poi rovesciare il terreno di là. Adesso naturalmente dopo molti anni queste pareti sono fratturate come gli artisti volevano, quindi si vede sempre meno, e questo fu messo un po' a processo, questi vanno ambientalisti. Però nell'ambito, è tutto chiaro così? Perché deve essere una discussione fra noi, perché stiamo ragionando su cosa è oggi, cosa è stato queste cose bellissime e cosa è oggi invece purtroppo, secondo me purtroppo, tutto un abborracciamento, diciamo, alla fiorentina dell'arte ambientale. Non che non ci siano alcuni brani, ma proprio la maggior parte è una cosa deprimente. Detto questo, allora, c'erano però allora, in questo gruppo di allora, due figure che erano invece già un pochettino più coscienti della questione ambientale, almeno uno certamente, questo che sto per far vedere, e anche un'altra persona. Allora, questo si chiama Alan Sonfist. Alan Sonfist è un artista newyorkese
che poi ho conosciuto, ne parleremo oggi pomeriggio, nasce nel Bronx, gioca quando è bambino sull'Hudson, me l'ha raccontato lui, questo non l'ho letto sui libri, gioca sull'Hudson, che è il fiume di New York, naturalmente, in uno scorcio minuscolo di boschetto nel Bronx, a un certo punto gli bruciano questo bosco. E lui tutta la vita è rimasto fissato con l'idea del bosco, dell'importanza del bosco, del verde. È uno scultore anche normale, che fa cose in bronzo molto interessanti, però fa cose veramente pazzesche, ed è ancora vivente e operante. È venuto anche qui a Firenze, l'ho invitato di più volte, ne parleremo oggi. Forse una delle opere sue più famose è questo, Time Landscape, cioè il giardino del tempo. Lui ha raccolto tutte le scientificamente le note sulla botanica dell'isola di Manhattan. Sapete naturalmente che Manhattan fu comprata, pare comprata dagli indiani d'America che stavano lì, non so che tribù, dagli olandesi, magari con tre bottiglie di whisky, se non so, comprata, non tolta, almeno questo mi hanno detto, poi diventata inglese, ma sull'isola, che è un'isola del fiume, è stato fatto delle importanti ricerche botaniche, si sa esattamente com'era l'ambiente. Nel far questo, esistendo queste cose, Alan Sonfis è andato a ricercare le piante che erano censite per l'isola di Manhattan, ha trovato i segni che ancora, grazie al cielo, ci sono un po' più su, e ha creato in alcuni punti di New York, in particolare in questo, un angolo come monumento, ricreando storicamente il bosco originario dell'isola, Time Landscape, il paesaggio del tempo ovviamente passato. L'altra invece donna che ha mostrato fin dall'inizio, anche se questo intervento faccio vedere un po' più tardi, dell'82, una sensibilità, è stata appunto la donna che adesso vi presento. Questa è una discarica, dunque l'isola di Manhattan è stata costruita nel tempo, come sapete benissimo. Peraltro non possiamo entrare in questo termine, ma lo stesso Robert Smithson considerava il Central Park, che sapete essere uno dei parchi primi, con quella concezione, forse il primo nato in una città, come un'opera di land art primitiva. Non entriamo su questo, perché entrare su quello che riguarda la progettazione di Central Park e dei parchi americani sarebbe un argomento interessantissimo, ma di un'altra lezione. In ogni caso, nella punta di Manhattan veniva accumulato il materiale edile fino ai tempi recenti, qui siamo nell'82, di discarica. Praticamente davanti alla punta di Manhattan c'è l'isolotto dove c'è la Statua della Libertà, che tutti conosciamo, che è staccata, come sapete, da Manhattan. Bene, allora l'artista fece togliere un po' di questa spazzatura, pulire, queste sono foto prese da un libro ovviamente, però sulle foto del suo intervento sono 8 foto, quindi io ho i fotogrammi di queste 8 foto che rappresentano l'intervento che uno può esporre nella galleria, che l'originale è esposto non solo in che museo. Allora, fece sulla punta di Manhattan riportare del terreno vegetale, quindi buono, spianando la discarica sotto, e ci piantò del grano. Ci piantò del grano, queste sono le foto molto affascinanti, con il campo in prospettiva, con la Statua della Libertà dietro, e poi fu, allora c'erano naturalmente le Torri Gemelle, fu mietuto. Ora, non è tanto lo scherzo di piantare questo a posto dei gerani, no, il concetto di questa persona era: non sporchiamo la terra, perché la terra ci dà da mangiare. Quindi questo grano fu mietuto, non era mangiabile perché di fatto sotto c'era ancora la discarica, però fu caricato molto all'americana in alcuni carri del treno, merci, e fu fatto girare negli Stati Uniti per un certo tempo per promuovere il fatto di non distruggere, sporcare, rovinare la terra, perché senza la terra non si mangia, non si vive. Di lei parleremo anche oggi pomeriggio, e richiamerò queste foto velocemente per chi magari per l'appunto non ci fosse stato. Bene, ora quello che questo lo sviluppo è su 8 ettari per capire comunque le dimensioni di quello che si fa, non è quello che è una iola, no? Allora, devo ricordare, e lo ricordo molto volentieri, un architetto che ha insegnato a questa università, che è ancora un architetto vivente, un mio caro amico e amico anche qui del professor Pettina, che è Gianni Pettina, che è un artista famoso,
italiano, fiorentino, anche se non d'origini, il quale ha sperimentato nella sua vita tantissime cose, sempre su quest'ottica ambientale. Ma non solo ha fatto questo, ma lui era visitato dal professore d'architettura, comunque, perché è architetto, negli Stati Uniti, e quindi quando fece queste cose negli Stati Uniti, lui è stato l'unico europeo che ha partecipato, conosciuto e lavorato insieme a land artisti americani. Quindi lui ha conosciuto tutti e loro hanno conosciuto lui e si sono scambiati, e quindi è una persona incredibile, questa quello, la testimonianza e anche quelle cose che ha fatto. Questo è pitturare a mano con il fango una delle case tipiche americane, il modello americano. Poi ne ha fatto un'altra grandissima in cui su una scuola e su un'altra casa, tipo ice house, cioè casa di ghiaccio, praticamente siccome in quei posti faceva freddissimo, non so che stato era, insomma chiudendo con delle legni, insomma delle palancole, una casa e schizzandola con l'acqua, praticamente ha rinchiuso in un cubo una di queste solite case, sempre per ragionare su questi volumi e sul concetto di volume, volume spostabile, volume ghiacciabile, volume, è sempre un discorso che apre, poi non ha un significato solo, a ognuno ci può mettere quello che vuole in senso anche critico, no? Del modulo che tu sposti, ma tu lo crei, e così. Un lavoro molto famoso che fece uno dei suoi primi fu nel centro di San Giovanni Valdarno. Il centro di San Giovanni Valdarno c'ha questo palazzo comunale, riempito con questi semplici pannelli, cambia completamente la visione dei volumi dello spazio. C'ero anch'io. Ecco. Lì c'erano tanti... No. Ah no, sì, come sta qui a posto, qui si sta vivendo tanti... l'arte. Tanti gruppi, anche Antonio Infantino. Sì. L'idea nostra era che io dovevo in una tenda chiusa, tutto bendato di fasce bianche, poi pedalare su una bicicletta che rimaneva ferma, però poi lanciavano dei polli arrosto dai tetti, era una cosa, un happening da... Perché era il momento anche della rivoluzione studentesca, quindi c'erano tutti questi gruppi, no? Gli architetti radicali. Ora, però non ho nominato tutti quelli perché non sta parlando di architettura, ma di chi comunque ha scelto una via di tipo artistico. Non ricordo fra l'altro che il centro di San Giovanni Valdarno è uno dei primi centri storici recuperati in Italia, cioè nessuno lo sa, ma il primo concetto di recupero del centro storico come cosa importante di patrimonio è San Giovanni Valdarno. È una città di fondazione, quindi è a maglia... Sì, non lo stai dicendo? No, dico è una città di fondazione, quindi come la maglia romana. Sì, sì. Medievale però. Un altro intervento famoso è questo, sempre di Pettena, e questo l'ha venduto a un collezionista vicino a Napoli, sono chiesto il permesso di andare adesso, di vederlo dal vivo, e cioè la composizione classica della forma di casa o di tempio è in realtà fatta solo se tu la guardi davanti, in realtà è costruita attraverso queste cose che sono una certa prospettiva, ti dà la casa, e sono tutti i concetti sulla casa, sul costruire, sull'archetipo, quindi è molto, tutto molto affascinante. Tra tutti questi artisti ragionati. Bene, un altro artista che non è un land artista, ma ha lavorato e lavora tuttora in campo aperto, molto grande, è quello che conoscete, Christo, insieme alla sua moglie, ma perché altro è sempre stato lui, che ha cominciato nella prima parte della carriera a impacchettare le cose proprio per dare un senso al volume, quindi i primi interventi sono interventi a chiuso, nei musei ci sono questi pacchetti di materiali o bidoni o altre cose, poi dopo comincia a lavorare in campo aperto facendo queste cose straordinarie come grandezza. La cosa interessante, direi, e che ho trovato, a me non piace tanto lui, anche se la sperimentazione è sempre una cosa di interesse, però è interessantissimo, lui dice come io ritengo e come mi tocca fare, perché quando le cose che io proporrò oggi come le mie sperimentazioni che stanno andando avanti e che giudicherete anche voi, giudicheremo insieme, cioè non è un percorso aperto il mio, quindi io non sto parlando di me come una cosa consolidata. Comunque, diciamo, tutto quello che arrivi a fare arrivi con delle fatiche immense, dopo discussione di anni, a volte decenni per avere quel posto per averlo. Allora, lui che per fare queste cose, per esempio per fare questa barriera e interrompere il traffico in più strade contemporaneamente per una giornata, ha dovuto rompersi le scatole in avere le autorizzazioni, quindi nelle varie commissioni. Ecco, tutto questo
costituisce già l'opera d'arte. Cioè l'opera d'arte non è il momento in cui si compie, ma è il momento da cui te l'hai ideata e hai cominciato a lavorarci. Questo non è solo una cosa di tipo poetico, è una cosa fisica, tant'è che lui, questo è anche bello, quelle cose che fa se le autofinanzia, cioè generalmente, non sempre, però in gran parte se le autofinanzia, e questo deriva dalla vendita dei bozzetti e dei quadri che fa, sono splendidi, ho visto una mostra a Roma meravigliosa dei suoi bozzetti, di tutti questi interventi di cui si sa solo di solito questo, non come sono fatti i bozzetti e i quadri, ma anche prendendo il dato pagina principale del contea, in questo caso di Sonoma della California, con il governatore Izzizzo che gli ha dato finalmente dopo 4, 5, 10 anni l'autorizzazione, quindi lui vende autografata l'autorizzazione per fare l'opera come parte dell'opera, perché in effetti se non c'è quell'autorizzazione non si fa quell'opera, insomma non si potrà mai fare. Poi di fatto viene tutto fatto per un giorno o massimo 2 o 3 giorni, poi tutto viene smontato e le squadre che fanno, ci sono dei capi squadre, ma sono costituite da volontari. In questa casa assomiglia sulla operazione, attività del volontariato, anche a molte cose che personalmente sto facendo. Questi sono tantissimi altri interventi, è chiaro che di ambientali c'hanno poco, perché se pensate soltanto a quanti milioni, visto che è grande, di granchi e altre cose si infileranno dappertutto, quando chiudi tutto porti via tutto, non è che sia una gran cosa, no? Vabbè. E certe cose sono veramente straordinarie, no? Pensate voi cosa ci è voluto di permessi per racchiudere il hashtag, no? Effettivamente è pazzesco, ma la cosa non è solo riempirlo, ha fatto con i ponti, è proprio che i volumi delle cose si trasformano se queste vengono, diciamo, coperte o comunque vengono gli viene cambiata almeno la facciata, perché di sostanza non... Per la batteria dice quante scariche si deve fare? Si va avanti fino a che dura la batteria. Dopo si può caricare? No, sì, si dà per caricare. Allora, andiamo avanti. Se mi va avanti. Non va proprio più? Ma chiudi questo. Ecco, fino anche a chiudere delle isole. E va bene. E su questo... Ecco, su questo però dico una cosa. Questo artista famoso, voi sapete che ha fatto un intervento recentemente in Italia, in un'isola, Lago di Iseo, lo scorso anno, no? Quello che non è piaciuto a molti come al sottoscritto è che dietro a quell'intervento, che è bello come altri che ha fatto, non è molto chiaro, per dirla in termini così, non è molto chiaro il rapporto strano che c'è con la più grande, una delle più grandi del mondo, ma la più grande fabbrica italiana di armi, cioè la Beretta. Io trovo che, visto che lui si è sempre finanziato quasi da solo, sia triste, se così è come sembra, che a 90 anni suonati, quando ormai anche solo non c'è più la compagna, nelle ultime opere della vita, lui accetti di essere in gran parte finanziato o sponsorizzato comunque per fare queste cose dalla più grande fabbrica d'armi del mondo, che purtroppo abbiamo nel nostro paese. È suonato, 90 anni suonato. Perché l'isola, Monte Isola, dove quella grossa che è stata circondata, c'era un ponte che circondava quella più piccola, quell'isoletta più piccola è della famiglia Beretta e la figlia è un collezionista d'arte contemporanea e questo non è un caso. Ok, andiamo avanti. Ora arriva un'altra questione interessante, che è questa. Questo è un intervento in Europa di Smithson. Dovete sapere che in Europa a Emmen, io ci sono stato, come vedrete poi dalle foto, furono fatti alcuni convegni ogni 2 anni sull'arte, la land art in Europa, e parteciparono molti di questi artisti. Allora qui si apre un'altra parentesi, si apre un'altra questione. Dicevamo prima che molti di questi artisti volevano che le loro opere fossero lasciate, diciamo, al loro destino, no? E questa fa parte forte dell'interesse anche di alcune di queste opere, al di là che sono state fatte con camion o meno, siano poco ambientali, troppo, che la natura se le poteva riprendere. Allora io sono andato a vedere questo famoso Broken Circle, cerchio rotto, che è composto da quella collinetta spirale e questo sotto con quel masso. Sono stato 4 anni fa,
Quindi, visto che era stata fatta nel 71, passava parecchi anni, no? Mi immaginavo di trovare poco, no? Allora, prima di tutto, non so come fare, non sa, a M non si fanno più queste, purtroppo, queste rassegne, però, insomma, dice, sa dov'è, va a vedere, insomma, non si trovava dove era questo posto. Alla fine mi accorgo che lungo questa strada, dove doveva più o meno a qualche parte essere questo intervento, c'era una recinzione lunghissima e guardo meglio nel simbolo della cava, che ogni tanto era ripetuto su questa recinzione, non entrate, o simbolo, c'era praticamente questa forma stilizzata. Allora mi presenta la direzione e fa, ah sì sì sì, mi mandano uno sgabuzzino, mi tirano fuori un verbalino, un permessino, un bigliettino di carta in cui io scrivo che sotto la mia responsabilità sarei andata a vedere questo posto che stava all'interno di questa cava, di questa compagnia, quindi giusto regolare, giustamente uno si assume le sue responsabilità. Firmato questo, mi portano a un altro cancello e mi fanno lasciare la macchina e dice vado laggiù, è laggiù. Io vado e cosa dovevo vedere? Non certo questo, è questo. Cioè è esattamente uguale a quando lui l'ha fatta. Perché i cittadini della zona più i cavatori hanno detto che si fa? La restauriamo ogni momento e quindi ci rimettiamo in luce continuamente perché deve apparire perfetta. Ma questa non è la volontà dell'artista. Questo non è ora perché siamo vendati, potrebbe essere qualunque altro tipo d'arte, no? Se l'artista dà una certa sua dimensione alla sua opera, una certa sua percorso, è assurdo che gli venga contraddetto senza nessun motivo. Sempre lì a M c'è un intervento che era questo, Observatory si chiama, di un altro Morris, che è un altro grande di questo movimento. Un intervento speciale fatto in modo, lì dentro c'è un'acustica meravigliosa, vedete quei due cose di Corten sono studiati in modo che, per esempio, in uno di questi al solstizio d'inverno il sole sorge di lì o scende di lì, adesso non lo so. E va bene, è stato fatto in questa artista famosissimo, no? Quindi andiamo a vedere anche questo intervento. Allora, vado a vedere questo intervento. Questo è oggi. L'acustica è perfetta e molto bella. Questo è un po' l'intorno, che apparentemente sembra perfetto. E questo, se mi permetto, siccome dice che tutto funziona sempre bene al nord, ecco, voi pensate, questi sono artisti famosi, quell'altro addirittura è morto giovane, sono unici al mondo in questo che hanno fatto, uno ha questo momento pubblico lì in un posto, è possibile che anche in Olanda si circondi in una rotonda e io debba, posto che il sole, fotografare un camion, perché questo affare, sì, è stato rispettato, non è stato distrutto, per dire la verità, poteva anche essere distrutto, però è incuneato in una nuova rotonda stradale dell'ennesima circonvallazione di questo paesotto, qualsiasi. Che rispetto c'è dell'arte allora alla fine? O della storia dell'arte ormai? Bene. Esistono poi altri interventi, molto famoso è un artista si chiama Long, che è un inglese, il quale durante gli studi dell'Accademia in Inghilterra, forse a Londra non mi ricordo, ha cominciato per un giorno a camminare avanti e indietro su una linea nel giardino dell'Accademia e chiaramente ha creato un sentiero, una cosa nuova, tutti noi camminando creiamo sentieri, anche gli animali creano sentieri dove passano i campani, però se passano in un punto c'è un sentiero. Tutta la vita questo artista è andato dietro a quest'idea di fare, di camminare, camminare, camminare e le sue opere sono o dal vivo delle linee o dei sassi raccolti spesso in cerchi oppure sono riportare nei musei l'esperienza vissuta attraverso, per esempio, registrare la direzione del vento durante tutta una camminata e questa direzione del vento riportarla su una cartina o su un disegno, su una tela. È interessante abbastanza, è un po' noioso. Alla fine lui in tutti i musei d'arte cosiddetta contemporanea, che contemporanea perché sono ancora viventi, si può dire questo, in tutti i musei c'è un cerchio di pietre di Charlotte, cioè in tutti i musei c'è terra, queste pietre, dovunque, qui, in Italia, quindi insomma, alla fine, io non dico che ho già sperimentato tutta la vita, però sempre fare le stesse cose è un po' così. Però l'idea del camminare uomo, del nomadismo, così, è affascinante. Non c'ha nessuna relazione con i posti, anche in questo caso, non c'è mai stata una, che io sappia, una camminata per proteggere quel monte dall'ennesima funivia o che ne so io. No, è solo
un rapporto personale col, riportando le sensazioni a tutti. Poi nasce tutta una serie di persone, sempre però, diciamo, quelle che faccio vedere sono sempre comunque in periodo abbastanza vecchio, in cui per primi cominciano a ragionare sul piccolo. Questo, diciamo, probabilmente è uno dei migliori, anche a mio avviso, che anche se poi molto ridondante, ma che è il primo che ha cominciato a, non proprio il primo, ma circa, a legare i bastoni, in questo caso dentro un lago, e poi si rispecchiano, e poi ancora questi ha fatto, ora questo sono molto più, diciamo, anche un po' banale, perché ci ha usato anche dei colori sulla spiaggia, ma poi fa i cerchi, tutti fanno cerchi, insomma, questo fatto al Polo Nord. Queste cose molto facili, no? Facile poi essere invitati a fare cose simili, geometriche in tutto il mondo, no? Però lui l'ha fatta abbastanza per primo, bisogna riconoscere. Eccoci. Si va avanti, no, questa è forza. Comunque, diciamo, da qui lui è famoso, ha fatto cose anche molto belle, poi però, quello che cercavo di dire lì, vediamo se poi vediamo oggi, poi da lì in poi viene fuori una assurda, cioè di tutto queste cose fatte con legno, con le pietre piccoline, vengono infilate di nuovo nei musei, quindi contrariamente a quello che era all'inizio, lottare contro il white cube o comunque sia fare delle cose nel paesaggio alla fine, anche se qua la protesta non può essere una vita, d'accordo? Però no, noi siamo artisti, dobbiamo anche vendere o comunque ci commissiona, cioè, e quindi noi per i committenti facciamo le cose e ce le portiamo. Quindi c'è molto di musei in cui c'è in terra dei legnetti, c'è una piramide di sassi, c'è tre sassi qui, c'è tre sassi là, ok? Poi ci sono altri movimenti artistici come l'arte povera in Italia, per esempio, che ha usato certi mezzi similari, perché non si inventa nulla nella storia dell'arte, nell'arte, nell'architettura. Si può però ragionare, reinventare, ripensare e dare delle prospettive contemporanee. Nessuno di noi inventa nulla, anche la sperimentazione mia, nulla si inventa di perfettamente nuovo, ma gli dai, come vedremo, si cerca di dare, o si cerca di chi ha voglia di immaginare e di sognare, di dare certe, di tentare certe nuove strade o di misurarsi con certe nuove strade, più che altro misurarsi. Quindi la critica poi per cui finiamo questo, adesso vedremo casomai velocemente alcune altre immagini, era che oggi è diventata una cosa noiosissima, cioè praticamente oggi, insomma, anche il termine land art, se andate, specie verso l'estate, ora è un po' presto, andate a vedere land art, vi compare un corso di land art nella parrocchia tal di tale, in cui poi viene messe tre statue nel giardino della parrocchia, con land art attraverso l'artista qualsiasi della vallata che ha sempre fatto dei mascheroni con la pietra locale di tufo, no? Che diventa land art, le mettiamo, tutti collocano, e c'è tutta questa gente che va a pitturare un legno, a mettere una croce, a infilare un paletto, tutto, bandierine, no, no, è tremendo, tremendo, no? E peraltro si chiama land art. Purtroppo tutto si imbastardisce nella vita, tutto diventa così, però la land art era quel momento. E quello che si fa ora, comunque sia, anche chiamarla arte ambientale o tanti altri termini, bisogna effettivamente, insomma, cercare di fare uno sgrosso fortissimo, perché diventa una cosa molto comoda, no? Cioè, da sempre l'uomo raccoglie conchiglie sulla spiaggia o legnetti sulla spiaggia, sarà capitato anche a voi, ma che siamo tutti grulli? No, perché è anche bello, no? Però non è che tutti sono artisti, invece in questo modo praticamente chiunque porta o sulla spiaggia diventa artista perché fa queste cose, ok? Poi ci sono, e l'altro giorno con quegli studenti che seguono più la parte di questo del seminario, diciamo, diretta a questo scopo, la quale, oltre a visita domani, ci sarà un'altra visita più specifica in altri siti, che è poi aperta a tutti, questi studenti parteciperanno poi anche a creare, insieme a tanti altri volontari, quest'estate, per qualche giorno, una di queste opere che dobbiamo fare, che abbiamo progettato di fare. Chiunque, comunque, aperta a chiunque, non è che è una cosa perché se non fa il seminario non può venire a lavorare in un parco di tutti, in un posto di tutti, per ragionare e sperimentare. Ma al di là di questo, dicevo, ora ho perso il filo di quello che stavo dicendo prima, sì, appunto, parlando di legnetti, le cose, ecco, questa cosa qua sta diventando talmente ridondante, talmente mistificante delle cose che uno fa, che praticamente ha perso il suo senso, no? Cioè il termine land art ha perso, sai, specifico, detto che ha perso il suo senso. Reteologia, vabbè, no? Ma reteologia non si capisce cos'è. Faccio un esempio, poi chiudo, perché comunque quello che io faccio riguarda
il sostentamento della vita nei territori in cui faccio, cioè quindi la conservazione della connessione ecologica, ma la connessione ecologica è tutto. Cioè, se è pazzesco e paradossale, permettetemi questa cosa che non è una digressione perché c'entra più o meno quello che faccio io, ci sono delle province che magari sensibilmente commissionano a qualcuno, generalmente anche un architetto come capofila, la stesura su delle carte della rete ecologica, oppure in un piano strutturale viene detto ci fate vedere la rete ecologica, e l'architetto di solito chiama qualcuno, se è bravo e volenteroso non se lo inventa da sé, e si disegna. Ma cosa si disegna? Ma cosa vuol dire rete ecologica? La rete ecologica di per sé non esiste, perché rete ecologica è per chi? Cioè, allora, questa stanza, faccio sempre questo esempio perché è abbastanza calzante, questa stanza, anche se è nuova, probabilmente se guardiamo bene c'è qualche ragnatela, e quindi c'è un ragnetto tipico che sta bene in questa casa. Questi ragni qual erano? Erano gli stessi ragni di quando qui c'era un prato, o siamo vicino all'Arno, c'era la foresta fluviale prima di costruire? No, quelle erano altre specie tipiche o della foresta fluviale o dell'erba, della radura che poteva esserci prima. Questi quali sono? Sono quelli più simili a che vivono negli anfratti o all'inizio delle grotte, eccetera. Allora, se io devo disegnare la rete ecologica per questo ragno o per un geco che grazie alle nostre case, ai nostri tetti, si espande dappertutto, io devo costruire dappertutto per il geco e per questo ragno. Ok? Se io faccio un fiume, i fiumi ci mettiamo tutti dentro le rete ecologiche perché sempre, a parte che i fiumi sono tutti canalizzati e quindi non hanno sponde, l'ecosistema fiume non è solo l'acqua ma le sponde e gli altri, ma comunque sia, se uno è un pesce gli può andare bene, se un altro, ma se uno non interessa l'acqua non è un ambiente, casomai è un ambiente lineare, anzi tanto più che è stato canalizzato sono ambienti lineari per quindi habitat di alcune specie. Allora, da biologo, da ecologo, ma queste cose non si dicono, spesso non si sentono, non si può fare la rete ecologica in assoluto in un territorio, mi dovete dire quale specie volete, te la faccio per la volpe, va bene, te la faccio per il pipistrello, te la faccio per chi vola, per chi non vola, no? Questo si può fare, naturalmente puoi scegliere delle specie cosiddette ombrello, quindi delle specie che magari il predatore che sta in cima alla piramide, se c'è lui vuol dire che ci sono tutti quegli altri signori sotto, però io lo faccio sempre per le sue esigenze, no? E invece, attenzione, perché sennò sembra una cosa un po' disfattista, poi chiudo qua e andiamo a mangiare. Beh, cosa si può fare invece sul territorio dal punto di vista ecologico? Si può definire la rete ecologica, cioè dove uno deve passare? No, devi passare dappertutto, tutto il territorio deve essere una rete ecologica se vogliamo il massimo della comunicazione, connessione. Bene, quello che si può fare è la rete delle barriere ecologiche, cioè di quelle strutture, specie lineari come le strade molto trafficate, ma anche quelle medie, i canali cementati o altre cose, naturalmente anche i fili della luce per chi sbatte, cioè anche che impediscono il libero passaggio. Quindi si può fare, certamente mettere su carta per la maggior parte delle specie le cose dure, difficili, cattive, tra virgolette, che abbiamo realizzato senza volerlo, ma le abbiamo realizzate, che impediscono il passaggio e quindi la connessione ecologica della maggior parte delle specie, quello si può mitigarle o compensarle nell'ambito di un territorio che deve essere libero. Questo si può fare, perché non si fa? Perché a tutti piace fare le cose belline, no? Dire dopo va tutto bene, è meglio non andare a cercare i problemi, non lo sappiamo, se non si sapeva non si risolveranno mai. Questo è il dramma di queste cose, che la buona volontà arriva soltanto a infiorettare un piano strutturale, ma non andare a vedere i problemi dove invece con pochissimi soldi, a volte nulla, si può anche risolvere. Buon appetito.